amici, benvenuti a questo settimo episodio di Un viaggio d'autore. Oggi torneremo in Grecia, ma in un luogo particolare, nella fattispecie nel Peloponneso e nella penisola di Mani, l'estrema propaggine proprio della Grecia e dei Balcani. E lo faremo in compagnia di uno dei più grandi scrittori di viaggio inglesi, scomparso nel 2011, Sir Patrick Leigh Fermor. Sir Patrick viaggiò tantissimo in Grecia, tra l'altro nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, si fece paracadutare a Creta e, travestito da pastore, organizzò la resistenza cretese, addirittura riuscendo a fare prigioniero il comandante tedesco dell'isola, il generale Kreipe. E dalla sua penna sono nati alcuni dei più bei libri di viaggio e oggi io vi propongo appunto Mani, viaggi nel Peloponneso. E a Cardamili Fermor costruì una splendida villa dove trascorse gran parte della sua vita, proprio in prossimità anche di quel capo Tenaro, le Tenarie Fauci, di cui parla D'Annunzio, perché qui si trovava, secondo il mito greco, una delle porte dell'Ade e dell'Inferno, un luogo lunare fantastico dove c'è questo grande faro che svetta nel mare Egeo. È un luogo capo, oggi noto come anche capo Matapan, triste anche per noi italiani perché qui si svolse una delle battaglie navali più furiose della Seconda Guerra Mondiale. La battaglia di Capo Matapan si svolge il 28 marzo 1941 al largo del promontorio del Peloponneso. Tra la squadra navale italiana, comandata dall'ammiraglio Iachino, e quella inglese comandata dall'ammiraglio Cunningham. Gli inglesi, favoriti dal radar e dallo scarso coordinamento aeronavale italiano, furono largamente vittoriosi, riuscendo ad affondare 3 incrociatori e 2 cacciatorpediniere italiani. Il libro di Fermor ci dà l'occasione anche per scoprire alcuni luoghi spesso poco conosciuti del Peloponneso, siti archeologici straordinari come appunto la splendida e meravigliosa città di Malvasia o anche la baia di Navarino e il sito archeologico di Pilo dove Omero colloca il regno del mitico re Nestore, dove gli scavi effettivamente hanno ritrovato uno splendido palazzo dell'età micenea attribuito proprio al re saggio. E poi ancora avremo modo di scoprire le bellezze del sito medievale di Mistra, dove si rifugiarono gli ultimi despoti, gli ultimi discendenti degli imperatori di Costantinopoli, di una Costantinopoli oramai conquistata dai turchi, con lo splendido monastero alla Pantanassa, e ancora faremo un salto nel sito archeologico di Sparta per scoprire il famoso Menelaion, questo grande monumento che era proprio stato dedicato al re Menelao e soprattutto alla sua sposa Elena, che erano stati divinizzati. Ma a nord proprio di Mani si estende anche la Laconia, che è il regno degli Spartani e del loro mitico re Licurgo, e lo straordinario scenario del monte Taigeto, che domina, dice anche Fermor, come una sorta di catena himalayana tutto questo spettacolare paesaggio del Peloponneso meridionale.
Carissimi, siamo giunti al termine anche di questo settimo episodio e spero che vi sia piaciuto, vi abbia dato degli stimoli di viaggio e di lettura. E noi ci rivediamo adesso tra 15 giorni per un nuovo viaggio d'autore, per scoprire un nuovo libro e nuovi siti archeologici. Grazie.